Bentrovati a tutti voi gentili amici, appuntamento settimanale dedicato a Chiesa ed Europa, spazio che apriamo parlando di quanto è accaduto nei giorni scorsi a Loreto dove Papa Francesco è giunto eh, in auto nel piazzale antistante al santuario, dopodiché dieci minuti in preghiera da solo, in silenzio, seduto su una sedia collocata davanti alla statua della Madonna Nera quindi eh, la celebrazione della santa messa è al termine il papa ha firmato una copia dell'esortazione apostolica rivolta ai giovani a conclusione del sinodo loro dedicato nell'ottobre scorso e che si intitola Christus vivit Cristo vive e sarà pubblicata il 2 di aprile vi proponiamo il servizio curato dalla nostra redazione romana Dieci minuti in preghiera, da solo, in silenzio, seduto su una sedia collocata proprio davanti alla statua della Madonna Nera. È stato il primo atto della visita del Papa a Loreto dopo essere arrivato in auto nel piazzale antistante al santuario. Una volta varcata la soglia delle pareti della Casa di Nazareth, il Pontefice si è raccolto in preghiera silenziosa e prolungata, Francesco accompagnato dal Vescovo Monsignor Fabio Dalcin nella Santa Casa. Ha celebrato la Messa. È stato il primo Papa a farlo lì negli ultimi 162 anni. Al termine della celebrazione Eucaristica, il Pontefice ha firmato una copia dell'esortazione apostolica rivolta ai giovani a conclusione del sinodo a loro dedicato nell'ottobre scorso. Si intitola Christus Vivit, Cristo Vive, e sarà pubblicata il 2 aprile. Un evento senza precedenti per Papa Francesco che ha scelto le tre pareti aperte della Casa di Nazareth per affidare ancora una volta i giovani alla scuola di Maria. Poi il Papa ha reso omaggio con una resa d'oro alla Vergine e ha affidato l'esortazione apostolica al prelato dal Cin. Subito dopo l'incontro di Francesco con i vescovi delle Marche e con la comunità dei frati cappuccini che hanno in custodia la Basilica dal 1934. Ad aspettarlo all'esterno della Santa Casa, tra i banchi del santuario, gli ammalati. In tanti hanno ricevuto una carezza e una benedizione dal Papa, per alcuni di loro ricorre oggi anche il compleanno e Francesco ha rivolto loro un dono un colloquio sul bene comune europeo al quale hanno preso parte 80 partecipanti per un dialogo a più voci per cercare di comprendere cosa stia accadendo in Europa. Lo hanno proposto le presidenze delle conferenze episcopali di Germania, Francia e Svizzera in un incontro che si è svolto a Parigi. Il presidente della Conferenza Episcopale francese Pontier ha sottolineato come dopo anni di progresso e di fiducia in Europa si sia entrati in un periodo di ripiegamento su se stessi di di paura, migrazioni, rigetto della moneta unica, un diffuso sentimento di insicurezza dal punto di vista sociale, economico e culturale tra le cause principali. Nonostante questo, come ha ribadito anche il presidente dei vescovi tedeschi Marx, la convinzione è quella che la maggior parte degli europei sia per l'Unione europea, ma come ha evidenziato Monsignor Gmur nella conferenza svizzera, il futuro dell'Europa si gioca sulla capacità, sulla sua capacità di aprirsi al mondo e se si si limita all'Unione Europea, rischia di diventare un'entità chiusa in se stessa e per questo senza futuro e senza divenire. La Conferenza Episcopale francese ha diffuso un documento sulle prossime elezioni europee, documento nel quale si invitano i cittadini a votare, esprimendo, con tale scelta, il tipo di modello economico, sociale, culturale e spirituale per il quale voteranno per l'Europa. La Commissione degli Episcopati dell'Unione Europea e Nunziatura Apostolica presente a Bruxelles presso le istituzioni europee. Qual è il ruolo svolto da queste due diverse istituzioni nelle relazioni con le istituzioni? Lo ascoltiamo in questo contributo. Bene, la differenza che c'è tra la, la Nunziatura Apostolica e la Come Se è, è, è di natura diversa. La Nunciatura è l'ambasciata della Santa Sede dal 1970 presso la comunità europea e adesso l'Unione Europea. Il Nuncio Apostolico è dunque un ambasciatore che è il rappresentante del Papa come gli altri Nunzi Apostolici nel mondo. La Come sé è un organo una commissione creata in particolare per favorire un coordinamento, se si può dire così, tra le conferenze episcopali dei paesi membri. E dunque è importante nel seguire l'evoluzione dell'Unione Europea come tale. E anche nelle azioni esteriori, però l'azione esteriore dell'Unione Europea è in particolare seguita dall'Annunziatura Apostolica, vuol dire l'azione dell'Unione Europea in Africa, l'azione dell'Unione Europea in, nel Medio Oriente o in America Latina, sia sul piano umanitario sia sul piano dello sviluppo delle, dei popoli. Dunque, c'è un dialogo che esiste tra le istituzioni europee e la Santa Sede che è diverso dal dialogo che è tra eh, questo organo che raggruppa le conferenze episcopali delle, dei Stati membri e l'Unione eh, Europea nella diversità delle sue istituzioni. Passiamo all'attività ora del Parlamento Europeo che ha votato la nuova direttiva sul diritto d'autore. Con 348 voti favorevoli, 271 contrari e 36 astenuti, il Parlamento europeo ha votato a favore della nuova direttiva sul diritto d'autore. Una direttiva che vuole garantire che gli obblighi del diritto d'autore si applichino anche in rete. Il voto nell'emiciclo di Strasburgo è arrivato al termine di un percorso durato tre anni. Due punti considerati principali e per certi aspetti anche maggiormente controversi nel dibattito che ha preceduto questo voto. In un articolo, infatti, è data la possibilità facoltativa agli editori di stampa di negoziare accordi con le piattaforme per farsi pagare l'utilizzo dei contenuti. Snippet brevi, parole che descrivono un articolo, non sono protetti, i link restano liberi e gratuiti e gli introiti dovranno essere condivisi con i giornalisti. Un altro articolo invece riconosce il diritto di colmare un divario tra ricavi che le grandi piattaforme commerciali fanno diffondendo contenuti protetti da diritto d'autore e la remunerazione agli autori e detentori dei diritti stessi. Gli utenti non rischiano più sanzioni per aver caricato online materiale protetto da copyright non autorizzato, ma la responsabilità sarà a carico delle grandi piattaforme. Le nuove norme non riguardano il caricamento di contenuti su enciclopedie online che non hanno fini commerciali o su piattaforme per la condivisione di software open source e pre-cloud. Anche i meme, come le parodie e le citazioni, sono al di fuori della nuova regolamentazione. Dopo questo voto dell'Europarlamento si passerà alla fase successiva con il via libera degli Stati riuniti in Consiglio europeo. Dopo questo le nuove norme verranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale e per essere esecutive gli Stati dovranno recepirle con una legge nei propri ordinamenti. Sempre dal Parlamento europeo, novità per quanto riguarda il settore energetico contenuto nel pacchetto Energia pulita per tutti gli europei. Sono state approvate a Strasburgo le nuove regole per creare un mercato europeo dell'elettricità che sia più pulito, più competitivo e in grado di affrontare efficacemente le emergenze. È quanto contenuto nel pacchetto Energia Pulita per tutti gli europei. Tra le norme votate ci sono le misure per arginare la povertà energetica, con la possibilità per gli Stati di regolamentare temporaneamente e a specifiche condizioni i prezzi per assistere e proteggere le famiglie povere e vulnerabili. Ci sono poi regole che sosterranno l'aumento del flusso trasfrontaliero di elettricità facilitando gli scambi di energia rinnovabile attraverso le frontiere dell'Unione Europea. Nel medesimo tempo sono stati introdotti i limiti più stringenti per gli Stati membri che sovvenzionano centrali elettriche a combustibili fossili, questo per evitare che le centrali più inquinanti in Europa ricevano aiuti di Stato. Il Parlamento ha adottato anche una nuova legislazione sulla preparazione del settore elettrico nell'affrontare le emergenze, offrendo migliore protezione dei cittadini dell'Unione Europea contro le improvvise carenze di approvvigionamento elettrico che portano ai blackout. Per quanto riguarda la Brexit invece situazione sempre più caotica e di stallo con la Premier May indebolita al punto che cresce nei suoi confronti, la richiesta di dimissioni secondo alcuni commentatori si avvicina alla possibilità in Regno Unito di elezioni generali. Per quanto riguarda il dibattito nazionale, TAV è stata al centro di un incontro tra il Presidente del Consiglio italiano Conte e il Presidente francese Macron. Sentiamo come lo stesso Conte ha sintetizzato ai colleghi giornalisti presenti a Bruxelles l'esito di questo incontro. Io ho parlato dell'analisi costi-benefici, abbiamo affidato ai nostri ministri competenti, il Ministro per le infrastrutture per quanto riguarda noi Toninelli, la, la Ministra Borna per quanto riguarda... Ministro dei trasporti francese, loro avranno adesso il compito di condividere i risultati, l'analisi costi-benefici, lì si aprirà una discussione, è prematuro fare altre valutazioni. L'importante è che si aprirà un tavolo tecnico ovviamente su questo punto in cui ci saranno i ministri competenti che faranno un'istruttoria. Per lo spazio dedicato all'approfondimento soffermiamo la nostra attenzione sul tema dell'economia circolare e per farlo ascoltiamo Giuseppe Riggio, caporedattore di aggiornamenti sociali. 15 marzo scorso abbiamo assistito a delle immagini in tanti paesi, in tante città anche italiane, di studenti che sono scesi in piazza per eh, protestare contro i cambiamenti climatici e il fatto che i governi non si spendono sufficientemente per poter far fronte a questa grande sfida ambientale alla quale siamo chiamati a confrontarci. Studenti in piazza che fanno lo sciopero scolastico per il futuro del pianeta ci rimettono davanti agli occhi l'esigenza di intervenire su quelli che sono i nostri stili di vita, di consumo, di produzione, perché il modello che si è sviluppato nel corso degli ultimi decenni, la cosiddetta economia lineare, prevede un grossissimo impiego di risorse, materiali preziosi e anche scarse perché possono essere realizzati i beni che quotidianamente utilizziamo e poi questi beni finiscono nelle nostre discariche e vengono quindi così persi. L'economia lineare, per dare qualche dato, produce ogni anno in Unione Europea circa 4 tonnellate e mezzo di rifiuti per persona. E per poter utilizzare ogni persona i propri beni che ha a disposizione vengono utilizzati circa 15 tonnellate di materiali. È un costo enorme. L'Unione, in questa linea di combattere tutto ciò che costituisce fattore che assicura il degrado ambientale, si è impegnata da alcuni anni a sostenere un passaggio lento ma continuo verso l'economia circolare. Che significa economia circolare? Significa che la vita di un prodotto non finisce necessariamente come un rifiuto, ma come una risorsa che può essere riutilizzata. L'economia circolare quindi implica che i vari prodotti che utilizziamo, fin dalla fase in cui sono stati concepiti, quindi la loro progettazione, la scelta dei materiali, il loro impiego, possano essere suscettibili di un riutilizzo e quindi l'immagine del cerchio che si chiude, che un prodotto non finisce necessariamente tra gli scarti ma possa essere reimpiegato. Nel 2015 l'Unione Europea ha adottato un piano con 54 misure concrete di realizzazione di questo tipo di obiettivo e eh, nel mese di marzo, all'inizio del mese di marzo di quest'anno, è stato presentato l'aggiornamento di questo lavoro. Delle 54 misure molte sono state ottenute. Resta ancora tanto da fare, perché? Perché bisogna, da parte dei decisori politici, da parte delle imprese, da parte anche noi di consumatori, entrare in una nuova ottica, un'ottica in cui si sta attenti a quelli che sono i prodotti che compriamo, i prodotti che produciamo per favorirne una vita più lunga, per permettere che le risorse che abbiamo investito non vadano inevitabilmente sprecate. È tutto per questa puntata di Chiesa ed Europa. Grazie, gentili amici, per averci seguito e buon proseguimento di giornata a tutti voi.